Siamo arrivati al terzo appuntamento sul Padre Nostro e oggi approfondiremo insieme la frase «Venga il tuo regno», che è la terza frase del Padre Nostro e la seconda domanda che facciamo in questa preghiera. È una frase molto bella, «Venga il tuo regno». Solo che regno per noi è un concetto un po' difficile da capire, dobbiamo tradurlo perché è un concetto di cui noi non abbiamo oggi un'esperienza normale, no? Per noi, cioè mentre per già 1000 anni fa se tu dicevi il re era molto chiaro, oggi non ci sono più i re di una volta, si direbbe come cosa, ma insomma dobbiamo un po' capire che cosa significa e che cosa significa il regno di Dio, di che cosa stiamo parlando, perché per qualcuno se tu gli dici il regno di Dio lui capisce, il paradiso direttamente, no? Il paradiso. Sì e no, pensate che Gesù quando comincia a predicare proprio la prima frase che dice è è arrivato il regno, e però insomma ancora non era successo praticamente niente di tutte le cose importanti che sono successe dopo. Quindi che cos'è questo regno? Che cosa stiamo chiedendo? Venga il tuo regno. E come al solito la domanda che ci facciamo è: e se Dio ascolta la nostra preghiera? Cioè se io gli dico venga il tuo regno e il regno viene, che succede? A me che mi succede? Cosa mi cambia? E perché dovrei chiedere questa cosa? Venga il tuo regno. Allora, come sempre, cominciamo da un brevissimo riassunto di quanto abbiamo detto nelle puntate precedenti. Abbiamo cominciato ovviamente parlando di Padre nostro che sei nei cieli, proprio questa espressione, Padre, che cosa vuol dire Abba, e in che posizione ci mettiamo quando cominciamo una preghiera dicendo Padre nostro. Dicevamo che ci mettiamo nella posizione di figli, Padre, e di fratelli, nostro. E che in realtà, se volessimo proprio stringere all'essenziale che cos'è essere cristiani, potremmo dire che essere cristiani è vivere da figli e vivere da fratelli. E già questo basterebbe se noi vivessimo da figli e da fratelli e pensassimo noi stessi come figli e come fratelli prima che come tutto il resto, questo già sarebbe essere cristiani veramente, sarebbe avere lo stesso cuore di Cristo. Ma dicevamo anche che per capire bene che cosa significa la parola padre, qual è proprio il contenuto, con chi stiamo parlando, in realtà dobbiamo aspettare la fine del Padre nostro, perché tutte le frasi della preghiera, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, eccetera, 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 ci dicono qualche cosa di chi è il Padre. E quindi esattamente che cosa vuol dire chiamare Dio Padre, Padre nostro, lo sappiamo alla fine. Perché ancora è come se stessimo costruendo un'immagine, sapete, come i puzzle dei bambini, quei pezzi grossi, no? Devi costruire l'immagine e ci mancano un sacco di pezzi. Ne abbiamo messi solo due, sia santificato il tuo nome e quello che mettiamo oggi venga il tuo regno. Allora, quindi sappiamo che lo dobbiamo scoprire che cosa vuol dire Padre nostro che sei nei cieli. Ma abbiamo detto che le prime tre domande, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sono come tre aspetti della stessa domanda. Cioè in realtà parleremo sempre della stessa cosa guardandola da tre punti diversi. Sarà molto evidente la prossima volta, sia fatta la tua volontà. Ma già da oggi si comincia a vedere che in realtà stiamo dicendo un po' le stesse cose di sia santificato il tuo nome, ma viste da un'altra angolatura. E se volessimo riassumere questa prima parte del Padre nostro, potremmo prendere la frasetta che la conclude: come in cielo, così in terra. Perché quando tu dici sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, tu stai dicendo: io desidero, Padre, che come è in cielo, così sia in terra. Quindi io desidero che la terra sia come il cielo, e se la terra è l'umanità, la mia vita, la vita delle persone che stanno intorno a me, e il cielo invece è Dio, allora io desidero che l'umanità sia come il cielo, cioè l'umanità sia come Dio. Questa cosa noi la chiamiamo normalmente nella nostra tradizione cristiana occidentale, la chiamiamo essere santi. Se andate invece nel cristianesimo di tradizione greca, loro parlano in modo un po' più esplicito di divinizzazione.
Essere cristiani è diventare come Dio, assomigliare a Dio, essere divinizzati. Parola un po' difficile, noi siamo più abituati a santificati, ma la frase è quella là, come in cielo così in terra. Quindi stiamo sempre dicendo, Signore, desidero che così come sei tu, così come è in cielo, così come funzionano le cose in paradiso, così sia qua giù. Desidero che il cielo venga sulla terra. Allora, sia santificato il tuo nome. La volta scorsa abbiamo un po' approfondito questa frase. Che cos'è il nome? Vi ricordate, il nome nella Bibbia è l'identità, il modo per dire l'identità, perché la Bibbia non ha concetti astratti, ha tutti concetti molto concreti. Allora, il nome è la parola con cui tu chiami una persona e con cui tu indichi una persona. Quindi il nome di Dio è chi è Dio. Ma il problema è che chi è Dio nessuno lo sa. E nella Bibbia è proprio detto esplicitamente che nessuno lo può sapere. Ed è anche molto logico se ci pensate. Se Dio fosse uno che io posso conoscere così come conosco una persona qualsiasi, non sarebbe veramente Dio. Anzi, andando un po' più a fondo, in realtà io manco le altre persone le conosco in modo completo. Anche se io sono sposato con mia moglie da 50 anni, ancora ella è misteriosa, no? Cioè, è vero che noi conosciamo le persone standoci insieme, parlandoci, vivendo insieme la nostra vita, desiderando conoscerle e farsi conoscere, però è anche vero che non le conosciamo mai fino in fondo. Per questo uno dice, in fondo ogni persona è un po' un mistero. Ecco, se ogni persona è un po' un mistero, immagina di Dio, cioè anche se sarai cristiano tutta la vita, arriverai alla fine della vita che potrai ancora dire, ma insomma io Dio lo conosco un pochino, avrò capito qualcosa del Signore, ma il di più resta da scoprire. Per questo uno può pregare dicendo, sia santificato il tuo nome, cioè Signore fammi conoscere il tuo nome, fammi conoscere chi sei, e lo puoi pregare. Questa è una domanda che può fare sia uno che non conosce niente per niente Dio, che magari non è proprio cristiano, sia uno che già, che ne so, che è monaco di clausura e passa la vita a pregare, a lavorare, e dovrebbe essere quello che lo conosce di più. Ecco, anche lui può dire, ma io ancora il Signore non è che lo conosco molto. Allora, conoscere Dio è una cosa di quelle impossibili in modo pieno, però Dio desidera farsi conoscere, Dio desidera farci vedere chi è, aprirci il suo cuore. Tutta la storia della Bibbia è Dio che si fa conoscere. Perché desidera farsi conoscere Dio? Perché desidera farci vedere chi è, che noi lo conosciamo? Perché desidera entrare in relazione con noi. Allora, immaginati nelle nostre relazioni umane, se tu vuoi entrare veramente in relazione con una persona, devi farti conoscere. Cioè, devi parlarle di te. È frustrante se tu esci, vai a prendere una birra con una persona e lui solo ti ascolta parlare. Cioè, allora vado al psicologo, lo pago, e lui sta zitto e io parlo. Ma se ci andiamo a prendere una birra insieme, un po' parlo io, un po' parli tu, no? Cioè, normalmente. O se non ci conosciamo e ci stiamo conoscendo, la cosa normale è che ci si racconta un po' di sé. Io sono questo, mi è successa questa cosa. Perché se non ti racconti, l'altro non ti può conoscere. Allora, Dio si è raccontato, Dio vuole farsi conoscere da noi, e noi sappiamo che lì dove noi lo conosciamo di più Dio è in Gesù, perché Gesù ci ha fatto conoscere il Padre. Dice durante l'ultima cena, chi vede me vede il Padre. Se tu conosci me, conosci Dio. Come si conosce Dio? Dio si conosce da quello che fa, da come agisce. Dalle sue opere, e le sue opere sono quello che i cristiani, ma anche prima dei cristiani, quello che gli ebrei vedevano e dicevano: che belle queste cose che hai fatto, Signore, e davano lode a Dio. Che cosa significa sia santificato il tuo nome? Cosa stai chiedendo al Signore dicendo sia santificato il tuo nome? Gli stai dicendo: Signore, desideriamo conoscerti, mostrati, fatti vedere, opera come tu sai fare, in modo che noi possiamo vederti, conoscerti e lodarti. Qual è il modello di questa preghiera? Maria, perché Maria, la Vergine Maria, canta il Magnificat.
L'anima mia magnifica il Signore, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Santo è il suo nome, e fa tutto l'elenco delle cose che ha fatto Dio. Infatti la volta scorsa, alla seconda parte dell'incontro, abbiamo pregato proprio usando il Magnificat come traccia. Che cosa vuol dire invece sia santificato il tuo nome per noi? Cioè Dio che cosa deve fare per santificare il tuo nome, il suo nome? Beh, deve agire, farsi vedere, farsi conoscere. E noi che cosa facciamo? Abbiamo detto la lode, magnificare il nome di Dio. La preghiera di lode è la preghiera che santifica il nome di Dio. Questo è molto interessante. Cosa viene prima? Quello che fa Dio o quello che facciamo noi? Tutti e due dobbiamo fare qualcosa, ma viene prima quello che fa Dio. Questo è sempre l'ordine del cristianesimo. C'è sempre prima Dio che fa qualcosa e poi io che rispondo a quello che Dio ha fatto. Sempre. Cioè il cristianesimo non è anzitutto una richiesta. Fai questo. Oppure come pensano i bambini a volte quando cominciano ad andare al catechismo, c'hanno in testa un po' che il catechismo si tratta alla fine di essere buoni. No? E quindi se tu leggi il Vangelo con loro, gli dici che cosa dice Gesù in questo Vangelo? Che dobbiamo essere buoni. Qualsiasi sia il Vangelo, qualsiasi sia il Vangelo, che dobbiamo essere buoni. Questa è l'interpretazione di partenza di qualsiasi Vangelo. Oppure se ti chiedi di cosa parla questo Vangelo, e ti dico dell'amore, perché è la parola che sentono di più. Allora, il cristianesimo non è anzitutto una richiesta, cioè devi vivere in un certo modo, devi credere certe cose, devi comportarti così. No, il cristianesimo è prima un annuncio. Guarda che Dio fa per te questo e quest'altro. Prima io ti annuncio, Dio fa questa cosa per te, Dio vuole fare questa cosa per te. Ti piace? Poi dopo, ma è proprio il passaggio successivo, se vuoi vivere pienamente questa cosa che Dio fa, allora anche tu fai questa cosa, partecipa in questo modo. Ma è una conseguenza. Altrimenti sarebbe appunto un chiedere senza dare. Invece no, è proprio il contrario. Dio sempre prima dà e poi chiede. Poi chiede, Non è che non chiede, Dio chiede. Per esempio San Giovanni lo spiega molto bene, dice: noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo. Perché Lui ci ha amato per primo, cioè prima io ho conosciuto l'amore di Dio, mi sono sentito amato e poi di conseguenza, di risposta, ho amato. Perché ho visto l'amore, ho ricevuto l'amore e allora amo pure io. È come se il fatto che Dio mi regala qualcosa, fa qualcosa, questo mi permette anche a me di fare la stessa cosa. Ma se Dio non lo fa per primo, non è che io me lo invento. Ecco, allora c'è sempre un ordine nel cristianesimo ed è importante ricordarselo, perché sennò altrimenti lo traduciamo in una sorta di morale, di regole di comportamento, mentre non è il cristianesimo è una fede, no? Certo, ci sono anche delle regole di comportamento, ma sono delle conseguenze, sennò non si capisce niente, sennò sembra una grande morale. Già è difficile essere delle brave persone, poi essere pure cristiani è difficilissimo, già è difficile voler bene a mio fratello, a mia sorella, così, pensa che dice Gesù devi amare pure i nemici, vabbè, mo pure i nemici, impossibile, non si può, ma infatti non si può, ma può essere che Dio faccia delle cose tali che alla fine tu riesci persino ad amare i tuoi nemici, ma perché Lui prima fa qualcosa e Lui fa qualcosa in te. Bene, allora, che cosa vuol dire la seconda richiesta che facciamo? Venga il tuo regno. Allora, vi proporrei di leggere insieme il primo testo che abbiamo sul nostro foglietto. Che io non ho. Grazie. È un testo del profeta Isaia. Dice, se qualcuno non ha i fogli ce ne hanno. No, sono finiti, va bene. Non so. Allora, il profeta Isaia dice: svegliati, svegliati,
Rivestiti della tua magnificenza, Sion, che vuol dire Gerusalemme. Indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava, si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion. Quindi Gerusalemme, quindi la città, la capitale del regno di Giuda, è schiava, cioè ci sono dei dominatori, in questo caso in particolare era sotto il potere di Babilonia, più al nord, quindi della Mesopotamia, e il profeta gli dice: basta, è finita la schiavitù. Poiché dice il Signore: per nulla foste venduti e sarete riscattati senza denaro. Poiché dice il Signore Dio: in Egitto è sceso il mio popolo un tempo per abitarvi come straniero. In Egitto, quando? Nella storia biblica, ad un certo punto ci stanno, vi ricordate, Abramo, Isacco, Giacobbe, a un certo punto questa famiglia, che è la prima famiglia che conosce Dio, finisce in Egitto perché c'è una carestia e quindi vanno a finire in Egitto. E lì in Egitto stanno per decenni e poi per secoli, e a un certo punto erano entrati come ospiti graditi e si ritrovano poi invece schiavi in Egitto. E quindi la storia dell'Esodo, Mosè che li libera, ecco. Allora, in Egitto è sceso il mio popolo un tempo per abitarvi come straniero, e poi l'Assiro, quindi al nord, la Mesopotamia, senza motivo lo ha oppresso. E ora che cosa faccio io qui? Si chiede Dio. Oracolo del Signore: sì, il mio popolo è stato deportato per nulla, i suoi dominatori trionfavano, oracolo del Signore, e sempre, tutti i giorni, il mio nome è stato disprezzato. Questa cosa già l'abbiamo incontrata. Perché il nome di Dio è disprezzato? Il nome di Dio è disprezzato quando il popolo di Dio è schiavo da qualche parte. L'altra volta dicevamo, è come se il popolo di Dio, siccome tutti sanno che è il popolo di Dio, uno lo vede e dice: questo è il popolo di Dio e sono schiavi, poveretti. Pensa che Dio che hanno. Se non è buono manco a liberarli, sono dei poveretti, degli schiavi, hanno scelto il Dio, quello peggiore di tutti, quello più sfigato di tutti. Quindi il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, cioè io mi farò conoscere, ora vi faccio vedere io. Comprenderà in quel giorno che io dicevo: eccomi. E poi dice: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, perché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion, cioè Dio ora torna. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme, il Signore ha snodato il suo braccio santo davanti a tutte le nazioni, tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Che cosa dice quindi questo oracolo del profeta Isaia? Dice: guardate, siete schiavi, ma state tranquilli, perché adesso Dio, di nuovo, come era stato tanti secoli fa quando ha liberato il suo popolo dall'Egitto, adesso vi libererà dalla schiavitù dove siete, dalla schiavitù in Assiria. E come vi libererà il Signore? Ha snodato il braccio santo, è come uno che sfodera la spada, no? Si tira su la cosa e va a combattere, è un'immagine di guerra. Adesso Dio combatterà contro l'Assiria. Qual è la buona notizia? Regna il tuo Dio. Allora, il regno di Dio è anzitutto una buona notizia. Regna il tuo Dio. Infatti Gesù comincia a predicare proprio dicendo questa cosa: regna il tuo Dio. È arrivato il regno di Dio. Se si parla di regno, si parla di uno che comanda. No? Qualcuno che comanda e qualcuno che obbedisce. Il re sarebbe quello che governa il paese, che è il capo dell'esercito, è quello che stabilisce la legge, è quello che giudica le cose più importanti. Il re è chi governa. Allora, sappiamo tutti che
a seconda di chi governa, le cose vanno in un certo modo. Se a scuola, se la preside o il preside è bravo, è un conto. Se è una pippa, è tutta un'altra storia. Anche se i professori sono tutti i meglio professori di Roma, ma se il preside è una pippa, la scuola va male. No? In un ufficio, se il capo ufficio è una schiappa, non è capace a fare il suo lavoro, le cose vanno male, perché avere un capo scadente è una tragedia, è una tragedia. Chiunque lavora lo sa, la cosa più bella è avere un capo bravo. Avere un capo bravo è fantastico. Se chi comanda è bravo, cioè fa seriamente il suo lavoro, è una svolta. Per questo è anche il tema della politica, no? Pensate quanto è importante avere dei governanti bravi, perché se per questo anche nella storia della Chiesa, pensate, c'erano degli ordini religiosi che si dedicavano in particolare a formare i re, i governanti. Per questo venivano accusati, dicevano, state sempre coi potenti, state sempre... Sì, ma senza dubbio, perché se io formo il panettiere e il panettiere diventa santo, farà un ottimo pane, ok? Farà felici le 100 persone che comprano il pane da lui. Se io formo e diventa santo il re, cioè il re ha un potere tale che tutta la nazione andrà meglio. Per questo la Chiesa ha messo un sacco di impegno anche nel corso dei secoli per cercare di fare santi i re. E il Medioevo è pieno di re santi. Non so se avete presente, ci sono un sacco di re e regine santi. San Luigi dei Francesi, per esempio, avete sentito, no? Un re di Francia che era molto santo. Perché? Perché se fai santo il re, beh, questo fa molto più bene, perché è il re, perché è più potente, di uno, non che sia più importante, è una persona, cioè è un figlio di Dio uguale, però è il re. Allora, se va male il re, è una tragedia per tutti, anche se quelli sotto sono santi. Se il re va bene, allora le cose hanno una buona prospettiva. Allora, tutti sappiamo che chi comanda cambia tutto. Allora, se parliamo di Dio che regna, stiamo parlando di Dio che comanda. Dio che comanda. Ovviamente l'uomo invece sta dall'altra parte, quindi se c'è qualcuno che comanda, c'è qualcuno che obbedisce. Com'è obbedire a Dio? Ma più che altro, questa cosa è vera o non è vera? Cioè, è vero che Dio comanda, che Dio è il re? Perché la Bibbia dice: Dio è il re, il Signore siede re per sempre, il Signore sul suo trono, Dio di qua, Dio di là. E poi però, se veramente sei il re, vuol dire che la gente ti obbedisce, no? Cioè che quello che dici tu poi si fa. Succede questa cosa? No. E quindi è un re un po' strano, no? Sarebbe un re senza il regno, cioè senza il popolo che gli appartiene. È una situazione un po' paradossale quella del regno di Dio come è descritto dalla Bibbia. Infatti, anche proprio dal punto di vista storico, nella storia della Bibbia, che Dio sia un re è una cosa che alla fine non sta bene mai a nessuno. Non so se vi ricordate appunto la storia dell'Esodo, in cui Dio libera il popolo dall'Egitto, poi fa con loro una splendida alleanza, poi li porta nella terra promessa e poi questo popolo, come già accennavamo l'altra volta, non vuole di fatto obbedire a Dio. Anzi, a un certo punto gli fanno proprio uno screzio, qualche secolo dopo, gli fanno proprio uno screzio perché vanno a dire a un profeta che c'era allora, che si chiamava Samuele, gli dicono: noi vogliamo un re. E il profeta gli fa: ma voi ce l'avete il re? È Dio il re. No, 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 noi vogliamo un re esattamente come tutti gli altri popoli. Li vedi qua, i Fenici hanno il re, questi qua, i Filistei hanno il re, pure noi vogliamo il re. E il profeta gli dice: ma che state dicendo? È Dio il vostro re, voi dovete obbedire a lui. No, no, non ci frega niente di Dio, noi vogliamo il re. Perché il profeta va da Dio e gli fa: senti, questi vogliono il re. E Dio gli dice: diamoglielo questo re. Che cosa vogliamo fare? Tanto mica hanno rifiutato te, dice al profeta, hanno rifiutato me. E dagli il re e saranno contenti questo re. Allora, quindi, a un certo punto il popolo di Israele ha dei re. Il primo re si chiamava Saul, ed è disastroso.
Il secondo re, un po' meglio, Davide, tant'è che era l'unico decente di tutta la storia, e quindi poi ogni volta che uno deve dire un re bravo, dico sempre Davide, speriamo che ci tocca come Davide, invece no. Dopo di lui Salomone, poi sono andati tutti male questi re di Israele, tant'è che a un certo punto proprio si sono estinti, a un certo punto Israele è finito sotto il dominio di altri, sotto per esempio alla fine sotto il dominio dei Romani, no? Come ai tempi di Gesù. Ma insomma, dal punto di vista pratico, nella storia della Bibbia, questo regno di Dio, cioè che Dio veramente era il re del popolo, il popolo veramente gli obbediva, praticamente non c'è mai stato. Ci sarà stato un pochino all'inizio quando sono usciti dall'Egitto, tutti commentati, vai, siamo usciti dall'Egitto, siamo liberi, mo obbediamo a Dio. Poi invece, dopo un pochino, già se vi leggete il libro dell'Esodo, fanno tre passi e poi già si sono depressi. No, ma in fondo si stava meglio prima, si stava meglio in Egitto, ma in fondo essere schiavi non era così brutto, no? Insomma, subito si rimangiano l'entusiasmo e non c'è verso, non vogliono avere Dio come re, non vogliono obbedire a Dio, non vogliono che sia Lui a governare. Quindi Dio si trova in una situazione di essere teoricamente il re, ma poi non esserlo in pratica. È il re, ma non è il re. Chi è il nemico di Dio? Quando il popolo è schiavo in Egitto, per prendersi il popolo, Dio chi deve combattere? Il faraone. Adesso a noi sembra una lotta impari, perché diciamo, beh, tu sei Dio, cioè, credo che vinci tu. Ma invece pensate che i faraoni erano considerati delle divinità e si consideravano delle divinità. Un po' tutti i re nell'antichità avevano qualche cosa di divino, ma immaginate il faraone d'Egitto era proprio una divinità. No? Allora Dio deve come sconfiggere il faraone per prendersi il suo popolo. Cioè il popolo, l'umanità, è come se fosse il bottino che i re si contendono. Cioè il faraone che dice questi sono miei, e Dio dice no, sono miei, fammi a chi è più forte, te mando le 10 piaghe d'Egitto, no? E Dio alla fine vince lui. Il faraone dice basta, fa pippa, come si dice a Roma, cioè si arrende e lascia partire il popolo e questi scappano. Ha vinto Dio, ma ha vinto veramente? Beh, in un certo senso sì, perché è riuscito a liberarli. Ma poi loro sono diventati veramente il suo popolo, cioè prima obbedivano al faraone perché il faraone gli dava le frustate, mo obbediscono a Dio? No. Quindi ha vinto, ma non ha vinto perché questi non hanno cominciato a obbedire a Dio, cioè sono rimasti in fondo con lo stesso cuore, la stessa mentalità che avevano quando stavano in Egitto, per cui quando Dio gli emena, allora obbediscono. Ma se invece Dio gli dice solo fai questo, non lo fanno. Penso che magari chi è stato genitore o chi è genitore attualmente con i figli a casa è un'esperienza comune, no? Che tu a un certo punto chiedi una cosa, dici fai questo, poi a un certo punto sbrocchi e fai una cazziata oppure fai una minaccia tremenda e ottieni ciò che vuoi. Però poi ci resti male, no? Perché dici, ma è possibile che devo urlare per avere ciò che voglio? Oppure è possibile che ti devo minacciare, ma ti do la paghetta, oppure non esci, ti metto in punizione. Cioè è possibile che fai questa cosa solo se ti minaccio? Perché funziona così? È perché lui quella cosa in realtà non la vuole fare. Se tu gli dici, che ne so, apparecchia la tavola. Silenzio. No? Dai, su, per favore, apparecchi la tavola. Niente. Ah, insomma, nessuno apparecchia la tavola. Apparecchia, ho detto, l'apparecchia la tavola. Allora può essere che quando urli, poi lo fa. No? Perché non lo fa subito? Perché c'è altro da fare. Perché sta a giocare, sta a fare le cose, perché non gli va, no? Cioè, non vuole la stessa cosa che vuoi tu. Per questo, per fargliela fare, devi minacciarlo oppure devi, appunto, sgridarlo. Ecco. È come se avessimo davanti due tipi di obbedienza. Obbedisco perché voglio la stessa cosa che vuoi tu, cioè perché sì, beh, sì, qualcuno deve apparecchiare la tavola, mi offro volontario e apparecchio io. Questo proprio se è molto, gli è successo qualcosa di molto bello quel giorno, ha preso 8 a scuola, va, allora è pieno di gioia e apparecchia lui la tavola. Se no,
no? C'è un altro tipo di obbedienza, che è l'obbedienza quella coatta. Non nel senso che è burina, no? Coatta alla romana, coatta nel senso che è costretta, no? Un'obbedienza costretta perché io ti costringo a fare quello che voglio io a forza di grida oppure a forza di punizioni. Ecco, cioè l'obbedienza e quindi anche il comando può essere molto diverso. Cioè può essere un dittatore che ti obbliga a fare delle cose, può essere anche una persona che ti vuole bene, che ti dice una cosa. E tu puoi obbedire o come uno schiavo, come gli ebrei in Egitto, perché c'era quelli con la frusta, oppure potresti obbedire come un figlio. Ma che vuol dire obbedire come un figlio? Perché non è una cosa... Perché appunto poi i figli sono disobbedienti, no? Allora, di quale figlio stiamo parlando? Vi ricordate, abbiamo parlato due volte fa della parabola del figlio il prodigo, dicendo che quello era un po' il modello del padre e del figlio, del rapporto con Dio. Vi ricordate la parabola del figlio il prodigo? Ci sono due figli. Uno che disobbedisce perché se ne va, scappa di casa e manda a cagare il padre, basta, non voglio più avere niente a che fare con te, per me sei morto, ciao. E un altro che invece resta a casa e obbedisce, il figlio maggiore, obbedisce, fa tutto quello che il padre gli dice, lui lo fa, ma non è figlio, non è figlio. E si vede infatti nella parabola, si vede alla fine, non è figlio, anzi si pensa come uno schiavo, si pensa come un servo e non gliene frega niente del fratello. Allora, possiamo anche obbedire a Dio o obbedire male, obbedire sotto, appunto, sotto minaccia, esattamente come nelle relazioni. Allora, che cosa vuole Dio? Dio vuole dei figli. Dio vuole dei figli, cioè uno che obbedisce per amore. Dio vuole uno che obbedisce per paura? No, non lo vuole. Non lo vuole uno che obbedisce per paura. Preferisce che il figlio se ne vada piuttosto che quello che resta e obbedisce per paura. E questo è un punto centrale, perché Dio vuole l'amore, non l'obbedienza, l'amore. Ma poi l'amore, se c'è, ti porta all'obbedienza, cioè ti porta a volere quello che vuole l'altro. Per questo, quando parliamo del regno di Dio e dell'obbedienza a Dio, stiamo parlando dell'amore cristiano. Allora, dicevamo, se c'è Dio per regnare, deve strappare il suo popolo a un altro re, il faraone, perché è lui che comanda. Cosa fanno gli ebrei in Egitto? Quello che vuole il faraone, perché sono schiavi del faraone. Allora Dio li deve liberare da questo qua e poi deve in qualche modo convincerli a essere il suo popolo. Ma questa cosa non funziona. Il regno di Dio non funziona, tant'è che quando si arriva ai tempi di Gesù, il regno ormai era diventato un'attesa. Cioè quando Gesù arriva e gli dice: è arrivato il regno, il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo, qualcuno gli fa: sì, mo il regno, ma che stai a dire? No? Qualcun altro invece si fomenta, perché che dice: ah, vedi, adesso Dio regnerà. Quando Dio regna, che cosa fa? Beh, ci libera dal faraone. Questa era nell'immaginario, era la scena madre, ci libera dal faraone. Chi è oggi il faraone? Cioè chi è che domina sulla nostra vita oggi? Beh, a quel tempo erano i romani, e quindi tutti si fomentano e dicono: oh, finalmente adesso Dio ci libera dai romani. E tutti pensavano, una parte di gente pensava che Gesù fosse quello che, il nuovo Mosè, che finalmente li liberava dai romani, sto faraone che abbiamo che si chiama Cesare, che sta a Roma, ora Dio ci libera. E invece non era quello, no? Perché il nemico era un altro. Se per liberare il popolo dalla schiavitù dell'Egitto Dio deve combattere il faraone per strappargli il suo popolo, invece in Gesù qual è il nemico da combattere? Perché è come se Dio volesse andare più a fondo. Qual è il vero nemico dell'uomo? Pensateci. Qual è il vero nemico dell'uomo? Quello che domina sulla vita dell'uomo. Che vuol dire che domina? Che tu non puoi fare quello che ti pare, ma quella cosa è, cioè,
La paura, senza dubbio, ma c'è una cosa anche molto più semplice. Un potere a cui nessun uomo può scappare, ed è la morte. Il potere, il vero re dell'uomo, cioè quello che, a cui ogni uomo si deve sottomettere per forza, è la morte. E come si sconfigge la morte? E come si toglie un uomo alla morte? E non è l'unico potere che c'è sull'uomo. Per esempio la paura, come è stato detto, anche la paura domina il cuore dell'uomo. Il male, in generale, domina il cuore dell'uomo. Prendiamo per esempio il testo, secondo testo, che è una frasetta della lettera agli Ebrei, che parla proprio di questo. Sta parlando di Gesù, del fatto che il Figlio di Dio si è fatto uomo, e dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Cioè, qual è il potere, il regno che domina sull'uomo? La paura della morte è lo strumento attraverso cui il male domina sull'uomo, perché tutti gli uomini hanno paura di morire, cioè hanno paura di soffrire, e la morte, sapete, si presenta a noi sia come a morte, caput, così, e sia come tutto ciò che sa di morte, l'odore della morte. Una malattia seria è odore della morte, ma anche una grande sofferenza è odore della morte. Anche se mi abbandonano, mi mollano tutti, mi lasciano da solo, cioè è come morire. Se uno mi rifiuta, è una morte interiore. Cioè, il potere della morte, la paura della morte, ha tante forme, ma il punto è sempre la sofferenza che ci spaventa. Allora dice, questo qua dice la lettera agli Ebrei, che c'è uno, il diavolo, cioè il signore del male, che ha il potere. Perché ha il potere? Perché spaventa tutti con la paura della morte. Adesso approfondiamo questo tema. Leggiamo il testo dopo. Dal Vangelo di Giovanni dice Gesù. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Cioè, qual è il vero nemico? Il faraone. Cos'è che domina la vita dell'uomo? Domina la vita dell'uomo la morte, perché ogni uomo muore e non c'è niente da fare, e domina la vita dell'uomo il male. Tant'è che l'uomo è schiavo del peccato. Questo è molto interessante, perché noi possiamo pensare, l'uomo è colpevole anzitutto. Se tu, insulti tuo fratello e lo mandi a quel paese con rabbia e lo fai, tu sei colpevole, no? E invece Cristo dice, sì, però prima che colpevole sei schiavo. Cioè, questo male che si è manifestato nel fatto che tu hai mandato a quel paese tuo fratello, l'hai trattato male, questo male
ti domina il cuore, è un potere che ti domina il cuore, sei schiavo, per questo hai bisogno di qualcuno che ti libera. Cos'è che ti libera? La mia parola, perché la mia parola è verità e la verità vi farà liberi. Cioè, questo potere che ti domina con una menzogna, con una bugia che tu porti nel cuore. Questa bugia è il male nel tuo cuore e ti domina. E questo qui ti porta a fare il male, per cui alla fine tu sei schiavo del male. Qual è la bugia? Qual è la menzogna che invece Cristo viene a combattere per strappare l'uomo? Questa menzogna ha diversi aspetti. Non so se vi ricordate la celeberrima scena del Eva, Adamo, il serpente, quelli della Genesi, no? Che è la prima descrizione di che cos'è il male e come si manifesta nel cuore dell'uomo. Allora, in quella scena c'è il serpente, ci sono Adamo ed Eva che stanno nel paradiso terrestre, sono tutti nudi, sono tutti felici, tutti un po' figli dei fiori, così contenti, e possono mangiare di tutti gli alberi del giardino, tranne che dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora arriva il serpente e gli dice a Eva: è vero che non potete mangiare di nessun albero del giardino? E Eva, che è molto precisa perché insomma era nuova di zecca, era appena uscita dalla fabbrica, dice: ma non è vero assolutamente, noi possiamo mangiare di tutti gli alberi del giardino tranne questo. E il serpente si mette a parlare con lei e alla fine la convince che gli hanno dato la sola, cioè che sto fatto che lei non può mangiare di quest'albero, questa è una sola clamorosa, perché in realtà quello che gli ha messo questo divieto, questa cosa, è uno che la vuole fregare, perché se lei mangiasse di questo sarebbe molto meglio, diventerebbe molto più bella, sarebbe tutta il suo corpo perfetto, tutta bella, Adamo allora sì che veramente la guarderebbe, non starebbe sempre a giocare alla play come invece sta facendo, no? Cioè convince Eva che questo divieto che le hanno messo è di uno che la vuole fregare e che invece lei può avere molto di più di quello che ha. E uno dice: Eva, stai nel paradiso, come fai ad avere di più? E invece poi tutta la storia ve la ricordate, lei ci casca, mangia il frutto, poi lo dà, insomma ci casca, una tragedia, ok? La storia del peccato originale. Allora, qual è la menzogna che abbiamo nel cuore? La menzogna che abbiamo nel cuore è esattamente questa, cioè la vita ti è in qualche modo ostile, ti è contraria, non è dalla parte tua, è contro di te. E questi limiti che incontri nella tua vita sono una fregatura. La tua vita potrebbe essere molto meglio. Tu potresti essere molto più bello, molto più bravo, molto più forte. Invece, guardati come sei così limitato. E questa è una tragedia. Tu invece devi provare a essere diversa da come sei, a essere di più. Tu ti meriti di più. E invece guarda come ti trattano. C'è qualcuno che ti vuole fregare. La sorte ti è avversa. La vita, e quindi Dio, se Dio esiste, non è dalla parte tua, anzi, è uno che ti è contro. Non è uno che pensa a te, che ti vuole bene, che ha scelto il meglio per te, anzi, ti vuole proprio un po' torturare attraverso questa cosa che ti è capitata, che non puoi mangiare di quest'albero. Cioè, se volessimo riassumere, qual è la bugia, la menzogna che domina il nostro cuore? Che sei orfano, che Dio non è tuo padre, che Dio non ti vuole bene e ciò che ti capita nella tua vita e ciò che viene quindi da Dio non è per te e non è per la tua vita, per la tua felicità, ma è contro di te. Cioè, la menzogna che portiamo nel cuore è quella di non essere amati, di non essere amati, di non essere figli, di essere orfani, nel senso che non c'è uno che pensa a me, che mi protegge, che fa le cose per me, devo fare da solo. E allora le cose nella vita diventano come una minaccia, come qualcosa di ostile. Mi devo difendere nella vita, mi devo difendere da tutte le possibili sofferenze che ho. Per esempio, una sofferenza potrebbe essere
essere abbandonato, essere rifiutato, essere umiliato, essere deriso, essere scartato. Quante sofferenze ci sono possibili nella vita? La sfiga ha innumerevoli forme, ti può colpire, no? In tanti modi, e prima o poi ti colpirà. Allora, questa menzogna che domina nel cuore dell'uomo è, appunto, potremmo riassumerla in questa cosa: tu non sei figlio, sei orfano, e quindi stai attento a te, alla tua vita ci devi pensare tu, devi tu difenderti, devi tu prenderti la felicità, perché sennò non ti verrà data, o te la conquisti o niente. E se non sei abbastanza equipaggiato nella tua vita, se non sei bella, intelligente, capace, ricca e così, sei una perdente, no? E non avrai mai il meglio della vita, perché la vita funziona così. È una lotta per la sopravvivenza. Cioè, non lo so, immaginatevi, adesso poi uno magari può riconoscere qualche pensiero di questi, ma l'immagine della schiavitù è questa, della menzogna che sta nel nostro cuore e che domina attraverso la paura. Per questo, dice Gesù, chi fa il male, chi fa il peccato, è perché è schiavo del peccato. È schiavo del peccato. Allora, come funziona invece il regno quando arriva Gesù? Vi ricordate che cosa fa Gesù nella sua vita pubblica dopo il battesimo? Proprio se dovessimo, cioè, cosa fa in generale? Che fa? Predica. Fa il bene. Ascolta. Libera. Parla. Si predica, parla, guarisce, prega, vive, vabbè, quello sicuro, vive. Vive, vive, fa vivere, potremmo dire, perché fare. Ecco, sì, ama. Se provassimo a riassumere le cose che i Vangeli ci raccontano in lungo e in largo, cioè se voi vi leggete i Vangeli prima di arrivare alla passione, nella parte quella più narrativa dei Vangeli, Gesù di solito fa miracoli, e questi miracoli cosa sono? Normalmente o guarisce i malati o scaccia i demoni o resuscita i morti, perdona i peccati, non è un miracolo, cioè non è una cosa visibile, ma perdona i peccati, e poi parla, no? Predica, 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 parla, 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 fa il discorso della montagna, fa dei discorsi bellissimi. Cioè, che cosa sta facendo? Gesù sta attaccando tutte queste cose che abbiamo visto. Gesù sta attaccando il male, cioè la malattia, e infatti guarisce i malati, resuscita i morti, libera l'uomo dal demonio, no? Esorcizza, predica. Perché predica? Perché deve liberarlo dalla menzogna, deve liberarlo dalla bugia che l'uomo si porta dentro. Infatti di che cosa parla Gesù? Parla del Padre, parla dell'amore del Padre, parla di che cos'è essere figli, di che cos'è vivere da figli. Cioè, tutte le cose che fa Gesù sono esattamente un liberare l'uomo dalle sue schiavitù, dalla morte, dalla malattia, dalla paura, dall'egoismo che è la conseguenza di questo, no? Cioè attacca frontalmente i nemici dell'uomo. Per questo dice: ora regna il Signore, perché è vero, quando regna il Signore, che cosa succede? Che chi regnava prima non regna più. E infatti, dove andava Gesù, chi regnava prima, il male, la morte, la malattia, così, non regna più, perché arriva lui e li fa fuori tutti. Questo non è i Vangeli, se volessimo riassumere tutto quello che fa Gesù, Gesù fa queste cose. Poi però arriva un momento in cui bisogna andare ancora più a fondo, che è il momento, quello che noi tutti conosciamo, della passione. E sembra l'esatto contrario, perché tu dici, ma scusa, ma questo fino a ieri resuscitava i morti, mo che fanno, ammazzano? Questo fino a ieri calmava il mare che in tempesta, e mo, così, lo fanno fuori come se fosse un qua, niente, uno qualsiasi. Che è successo?
Perché a un certo punto sembra che tutto va bene, e infatti se leggete i Vangeli c'è tutta una cosa, la gente si fomenta, dicono è arrivato il Messia, finalmente lo accolgono a Gerusalemme con le Osanna, Osanna al figlio di Davide, con le palme, le cose, e poi muore. Colpo di scena. Ta, è morto il protagonista. Come, non so se avete visto il Trono di Spade? Il Trono di Spade c'è lo scrittore sadico che praticamente ti presenta un personaggio, ti fa credere che è il protagonista e poi ti ammazza, no? E poi un altro, e tu dici, beh, forse è questo, no, forse mi sono sbagliato, non era quello della prima serie il protagonista, forse sarà questo della seconda, ta, e ti ammazza pure quello, no? Così, e tu dici, ma non può morire il protagonista, ecco, allora, i Vangeli, ta, muore il protagonista, e non va bene, no? Perché questa cosa? Perché il punto era, come si sconfigge tutta questa cosa, il male, la morte, la paura, come si sconfiggono? Ecco, quello che si vede nella passione e morte di Gesù è esattamente la vittoria sul male e sulla morte. Che cosa succede nella passione di Gesù? Che c'è un uomo che dà la sua vita liberamente e per amore. Il contrario esatto di ciò che domina il cuore dell'uomo. Per esempio, leggiamo il testo di Giovanni 10, quello sopra, Matteo 10, l'arrivo del regno, era per farvi vedere quando Gesù manda i suoi discepoli a predicare il regno, gli dice, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni e predicate, no? Cioè combattete tutti i nemici dell'uomo. Ma Giovanni 10, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Allora, un uomo, invece di temere la morte, invece di sfuggire la morte, cioè sfuggire la sofferenza, ci va dritto sparato dentro apposta. Apposta. Dice, potrei pure non farlo e invece lo faccio. Allora tu dici, sei suicidato? No, non sei suicidato. Perché? Perché c'è un altro aspetto. Non solo è morto liberamente, ma è morto liberamente per amore. Perché invece se tu ti ammazzi, ti suicidi, perché ti suicidi? Beh, ti puoi suicidare per vari motivi. Oh, se c'è cioè, una grave depressione, quindi uno perché uno è malato, no? Cioè, è vittima della malattia, allora si ammazza perché non ha più speranza, vede tutto nero, e in quel caso è proprio vittima del male, no? Ma se uno invece liberamente si suicida nel pieno possesso delle sue facoltà, perché lo fa? Allora, di solito, o lo fa per affermare la sua libertà, cioè io non ho paura della morte e mi ammazzo. Oppure lo fa, cioè un'affermazione della forte della propria libertà, oppure lo fa perché ha paura di perdere questa libertà. Oppure ha paura, ci si può suicidare per paura della morte. So che domani vengono, mi prendono e mi ammazzano, mi suicido prima, così almeno la controllo io la cosa. Invece di essere condannata a morte, mi ammazzo io da solo. Oppure ho paura di soffrire, ho paura perché ho una malattia lunga, che chissà poi una malattia che a un certo punto finirò steso in un letto e non potrò fare niente, allora ho paura di vivere questa situazione, mi ammazzo prima. Cioè, in realtà ti stai dando la morte perché hai paura di quello che sarà. Perché hai paura della sofferenza o perché hai paura di non essere più libero. Non è questo quello che ha fatto Cristo. Cristo dà la sua vita liberamente per amore, solo per amore, cioè come dono di sé al Padre e ai fratelli. Per questo noi diciamo nella Messa,
egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e disse: questo è il mio corpo, che, cioè la mia vita, che è offerta in sacrificio per voi. No? È un dare se stesso, non è solo un affermare, appunto un affermare. E infatti leggiamo il brano dopo, sempre il Vangelo di Giovanni. Giovanni 14. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Qua gli sta parlando prima della sua passione. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo, il maligno. Contro di me non può nulla, cioè non è che io sono costretto a morire. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, cioè io do la mia vita, vado incontro alla morte, che è quello che nessun uomo vuole vivere, da cui tutti gli uomini fuggono in tutti i modi, la sofferenza, la solitudine, l'abbandono, la morte. Io li scelgo deliberatamente. Infatti Cristo in croce grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutti lo hanno abbandonato, tutti i discepoli sono, cioè volontariamente va a vivere la solitudine più totale, la derisione, l'umiliazione, la morte, cioè tutto ciò che ci fa schifo, tutto ciò che noi fuggiamo, lui liberamente va a viverli, liberamente e per amore del Padre, per obbedienza al Padre, cioè per far vedere che lui, che l'amore di Dio è più grande della paura della morte, e per amore verso i suoi fratelli, verso di noi. Infatti dice il Vangelo di Giovanni: amò i suoi e li amò fino alla fine, cioè fino a dare tutto, perché questo è proprio, che cos'è l'amore? Che uno ti dà qualche cosa. Che cosa ti può dare di più? Ti può dare se stesso. Il massimo che una persona ti può dare è la sua vita, di più non si può. E questo è quello che fa Cristo. Allora, in Cristo c'è il regno, cioè in Cristo Dio regna, Dio è più forte del male, della morte, della paura, del terrore, della solitudine, della sofferenza. Perché? Perché lui entra dritto, sparato nella morte, liberamente e per amore. E a questo punto c'è infatti la vittoria sulla morte, oltre la morte, no? Perché Cristo passa nella morte, è proprio morto morto, cioè non è che ha fatto finta di morire, è proprio morto morto, che è quello che noi infatti ci abbiamo un giorno, il Sabato Santo, in cui si dice: ieri Venerdì Santo abbiamo celebrato che Cristo è morto. Ecco, è proprio morto, cioè non è che era una morte apparente, poi si è ripreso. No, ma poi è... No, no, è proprio morto, finita. Quella storia è finita. Solo che non è finita come finisce la vita di ogni uomo, che a un certo punto si schianta sulla morte. È finita perché lui c'è proprio andato deliberatamente e c'è andato per amare, si è sacrificato. E allora, dopo questa morte, comincia un'altra vita, che è la vita eterna, che è la risurrezione, che è quello che Cristo risorto ha cominciato nel giorno di Pasqua. È quello di cui i Vangeli ci parlano, cioè tutti i Vangeli ci raccontano sta storia per arrivare alla fine e dirci: oh, guardate che questo è risorto, guardate che oltre la morte ha cominciato un'altra vita. Che differenza ha questa vita oltre la morte? Che non è più una vita mortale. Cioè, quando tu vivi, quando tu nasci, perché tuo padre e tua madre ti hanno messo al mondo, tu davanti c'hai la morte, perché è l'orizzonte della tua vita. Che tu sia ricco, povero, sei un figo, sei un grande, sei uno sfigato, comunque muori, è l'orizzonte della tua vita. Invece Cristo comincia una vita in cui la morte non è più davanti, ma è alle spalle, è oltre la morte, viene dalla morte, è risorto dai morti. Non è più una vita che va a finire nella morte, ma è una vita che parte dalla morte e non ha più la morte davanti. È la vita eterna. Questa è la vita di Cristo risorto, la vita eterna. Ed è una vita da figlio, è una vita nell'amore, proprio perché è quello che è, per quello è morto, no? È morto per essere figlio fino in fondo, è morto per essere fratello fino in fondo.
per dire che essere figlio, essere fratello, in lui era più vero e più forte di tutte le paure, di tutto il resto. In lui era il regno e il regno ha passato la morte. E a noi? Cioè, questo è successo in Gesù. In Gesù si è visto il regno di Dio, perché il regno di Dio, che Dio ha distrutto la morte, perché Gesù è risuscitato dai morti, è vivo ed è alla destra del Padre, è Lui il Signore. E noi? Che c'entra con noi questa cosa? Perché tutto ciò è successo in Gesù, e uno dice, bello, carino, perché ce lo fanno vedere sto film? Perché i Vangeli, vedi tutti gli evangelisti là, scrivono, oh, scriviamola questa, è troppo forte, scriviamola, scriviamola. Così, e poi, no? Che c'entra con noi? Perché a volte ci manca proprio il collegamento, no? Uno dice, vabbè, sì, in effetti, sì, questa la sapevo, questa storia. Ecco, e che c'entra con te? Tutta questa storia, dal momento che tu invece muori. Gesù ha vinto la morte, e sì, vabbè, ma la... E invece a me? Cioè, il regno che in lui è stato vero, e a me come mi arriva? Questo è quello che chiediamo nella richiesta del Padre nostro, no? Che venga il tuo regno, quindi diciamo, questo regno, la stessa cosa che è successa a Gesù, che succeda pure a me, no? Che Dio sia più forte del male, della morte, della paura, del peccato, di tutto. Come succede questa cosa in noi? Succede. Succede perché c'è un altro. È quello che ci mancava all'appello. Infatti, il Nuovo Testamento ci racconta proprio questo, che Dio prima manda suo figlio Gesù a fare tutte ste cose, suo figlio Gesù fa tutto quello che doveva fare e poi torna su dicendo, missione compiuta, ora vai tu, va al terzo, no? Va allo Spirito Santo. Dice San Paolo nella lettera ai Galati, Dio prima ha mandato suo figlio e poi ha mandato lo Spirito Santo. Perché quello che è successo in Gesù ora deve succedere in ogni uomo. E questa cosa la fa lo Spirito Santo. Che cos'è il regno di Dio? Quel regno che era presente in Gesù quando lui predicava e si vedeva che Dio regnava perché era più forte del male, della morte, della malattia, risuscitava i morti. Che cos'è quel regno di Dio che si è visto al massimo grado nella passione di Cristo quando lui ha vinto la morte offrendosi in sacrificio e attraversandola e risuscitando a una vita eterna in cui la morte non esiste più. Oggi il regno di Dio è lo Spirito Santo. Quando tu chiedi il regno di Dio stai chiedendo lo Spirito Santo, perché stai chiedendo, dicendo venga il tuo regno, stai dicendo al Padre manda su di me, Signore, lo Spirito Santo, che la stessa cosa, la stessa opera che è stata compiuta in Cristo avvenga anche dentro di me, che la vittoria sulla paura, sul male, sulla sofferenza, sulla morte avvenga anche dentro di me. Esattamente questo succede. Infatti, diceva qualcuno di voi prima, noi siamo stati battezzati. Esatto, sai che è successo quando sei stato battezzato? Che sei morto. Dici, ma non mi ero accorto. E invece sei morto. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo? Siamo stati battezzati nella sua morte, dice San Paolo in Romani 6. Chi è stato battezzato è morto insieme a Cristo. Sei morto. Dice, ma non è una cosa carina? No, invece è molto bella. Sei morto. Sei già morto. Non ce l'hai più davanti, la morte. Sei già morto. Sei morto e sei rinato. Infatti pensate al segno dell'acqua. No, quando tu battezzi un bambino, l'acqua, o battezzi un adulto, l'acqua che cos'è? Se io ti affogo nell'acqua, tu muori. No? Quindi l'acqua è il segno della morte. Ma ognuno di noi, in realtà, nella nostra vita umana normale, noi siamo nati dall'acqua. Perché? Perché tu stavi nella pancia di mamma, nella piscinetta, no? Nell'acqua, e sei uscito dalle acque. Adesso sembra un'immagine poetica della Bibbia, è uscito dalle acque, ma è proprio così, cioè un parto funziona che uno esce dall'acqua, no? Allora il battesimo per questo ha questo segno dell'acqua, perché è un segno di morte e di rinascita. Quando sei stato battezzato sei morto,
Dice San Paolo, il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo, siamo morti al peccato e è cominciata dentro di noi una vita nuova. Quale vita? La stessa vita di Cristo oltre la morte, la stessa vita di Cristo in cielo, il paradiso è cominciato dentro di te. Tutto questo avviene in modo invisibile nel nostro battesimo. Moriamo e risuscitiamo. Ma che cosa vuol dire? Non è lo stesso quello che muore e quello che risuscita, eh? Uno muore, kaput, un altro risuscita. Muore l'uomo vecchio, dice San Paolo, nasce l'uomo nuovo. È morto, sei morto tu, orfano, spaventato, che mortale, schiavo del peccato, schiavo delle tue passioni, che non riesci a non arrabbiarti, non riesci a non invidiare un altro, non riesci, sei in quello è morto e invece è nato un altro. Tu, libero, figlio di Dio, che non ha più il problema della morte, perché la morte ce l'ha alle spalle, e quindi può vivere esattamente come Cristo, cioè amando i fratelli e amando il Padre. Questo succede nel nostro battesimo, ma succede in una forma che noi chiamiamo sacramentale, cioè una forma che non si vede, di cui si vedono solo gli effetti e che noi facciamo vedere con un simbolo, appunto l'acqua e quelle parole che diciamo. Ultimi due testi che vi leggo. Sul fatto che il regno è lo Spirito. Luca 11, il dito di Dio. Gesù stava scacciando un demonio che era muto, stava facendo una delle opere del regno. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero, è per mezzo di Beelzebul, il capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Cioè gli dicono, sai perché tu scacci i demoni? Perché tu sei un demonio più potente. No? Quindi è in nome di Beelzebul, il capo dei demoni, che lui scaccia i demoni. Quindi sei un indemoniato, gli dicevano. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse, ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se è vero quello che dite voi, cioè se è vero che io sono il capo dei demoni e scaccio i demoni, vuol dire che i demoni non sono d'accordo fra di loro, no? Il regno del maligno è diviso. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Cioè sta crollando il regno, se è vero quello che dite voi. Ma siccome avete detto una boiata, vi dico invece qual è la verità. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Cos'è il dito di Dio? Il dito di Dio, la mano di Dio, è lo Spirito Santo, cioè l'opera di Dio, perché è lo Spirito che opera. È il dito di Dio che tocca il male e lo distrugge. E infatti poi dice una frase che se non capisci questo, non capisci, perché dice, quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava, e ne spartisce il bottino. E che c'entra sta cosa? L'uomo armato, la casa, che c'entra? È esattamente quello che abbiamo detto. Chi è l'uomo armato, bene armato, che fa la guardia al suo palazzo? Il demonio. E il suo palazzo chi è? L'uomo, sei tu. Adesso è brutto dire sei schiavo del demonio, ma questo è quello che pensi, è vero. Sei schiavo del demonio, il che non vuol dire che sei indemoniato nel senso dell'esorcista, no? Che fai le cose così. No, non vuol dire questo. Vuol dire che però sul tuo cuore il demonio domina sottilmente con la paura di tutte le cose che abbiamo detto e facendoti fare il male. Cioè, qual è la controprova? Che se tu provi a non farlo il male, non ci riesci. Non ci riesci, cioè da qualche parte ti scappa. E allora dice, c'è un uomo forte che fa la guardia al suo palazzo, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, cioè arriva lo Spirito Santo e lo vince, scaccia il demonio, gli strappa via le armi e ne spartisce il bottino. Lo Spirito Santo è quello che scaccia il male, che distrugge il male. E poi quello di San Paolo che vi dicevo prima, dalla lettera ai Romani. Dice, se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più, perché ormai la morte ce l'ha alle spalle. La morte non ha più potere su di Lui, non c'è più il regno della morte. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte,
e ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo avete la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Vedete San Paolo che parla di schiavitù, liberazione, potere, chi c'ha potere, perché c'è il linguaggio del regno. Ecco, quando tu chiedi venga il tuo regno, stai dicendo a Dio, due punti: manda su di me, Signore, lo Spirito Santo, perché la stessa cosa che è successa in Cristo, la vittoria sulla morte, sul male, sulla paura, avvenga anche dentro di me. E io so che questa vittoria è già cominciata nel giorno del mio battesimo, quando io sono morto con Cristo. E questa vittoria, quando sarà definitiva? Il giorno della mia morte. Perché allora, no, il giorno della mia morte, quando io sarò morto, a quel punto resterà di me solo la vita eterna che tu mi hai dato nel giorno del mio battesimo. Quando noi siamo battezzati, cominciamo a morire. Quando finisce il nostro battesimo, cioè quando finisce la nostra morte, il giorno che moriamo proprio, no? Ma nel giorno in cui siamo battezzati è cominciata in noi la vita nuova, la vita dei figli, quella che si nutre ascoltando la parola di Dio, andando a messa, la vita dell'amore, la vita dei figli, la vita che è libera dalla paura, che è nel regno, è già nel regno di Dio. Ecco, questa vita è quella che passerà la morte, perché ha già passato la morte, perché è la stessa vita di Cristo. Così preghiamo quando diciamo venga il tuo regno. E così anche pregheremo nella seconda parte dell'incontro, poi vi spiego bene cosa, ma sarà una preghiera proprio sul dono dello Spirito Santo. Faremo, come abbiamo fatto anche nelle volte precedenti, una preghiera sulla parola di Dio con una invocazione dello Spirito Santo, perché è proprio lo Spirito Santo il regno che viene. Che cosa fa lo Spirito Santo dentro di noi quando viene? E come viene lo Spirito Santo dentro di noi? Lo Spirito Santo viene dentro di noi in vari modi. Primo, attraverso la parola di Dio. Secondo, attraverso i sacramenti. Terzo, attraverso la vita comunitaria. Quarto, attraverso la vita di preghiera personale e comunitaria. Se ci pensate, sono le quattro parti, le quattro colonne del cristianesimo di cui abbiamo già parlato. Cioè, Dio vuole sempre darci lo Spirito Santo e tutta la vita cristiana, tutte le cose che fanno i cristiani, sono il modo attraverso cui Dio ci dà lo Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo quando viene dentro di noi? Combatte la menzogna dentro di noi, e la menzogna ha due aspetti. Uno è quello che dicevamo prima, cioè quelle false convinzioni che abbiamo dentro, su di noi, sulla nostra vita, quella visione distorta della vita che è malvagia. Appunto, per esempio, io sono solo. Questa è una menzogna che magari dentro di noi c'è. Oppure mi devo difendere, oppure se io sono sbagliato, per esempio, io non sono adeguato, oppure non esiste l'amore, non esiste la fiducia, non ti puoi mai fidare veramente. Allora, può avere varie forme questa menzogna dentro di noi, ma c'è un'altra forma di menzogna, che è la menzogna della idolatria. Cioè, questo dominio che la paura, il male ha sul nostro cuore, porta l'uomo a trovare delle soluzioni da solo. E queste soluzioni la Bibbia le chiama idoli. Cosa sono gli idoli? Sono i falsi dei, cioè le false soluzioni al problema della morte,
alla paura di tutte le forme di morte, della sofferenza, della malattia, dell'esclusione, dell'abbandono. Ecco, gli idoli sono le false soluzioni, cioè quelle soluzioni che noi ci troviamo da soli e che ci danno l'illusione di risolvere il problema, invece non lo risolvono. Per esempio, prendete proprio gli idoli, cioè le false divinità, quelle più semplici da individuare, no? Proprio per dire le cose banalissime, potremmo dire: qual è un idolo grande che tutti hanno? I soldi, il potere, la fama, l'essere noto, l'essere popolare, ma anche possono essere idoli di secondo livello, magari la bellezza, magari l'apparenza in generale, l'essere, l'immagine di sé, no? Cioè, che cosa sono? Sono tutte quei valori che ci sembra, quelle cose che ci sembra che risolvano la nostra vita, e non è vero che la risolvono. E noi in un certo senso lo sappiamo che non è vero. Cioè, se io ti dico: scusa, ma il fatto che tu ci abbia un sacco di soldi, o fare un sacco di soldi, ti risolve il problema della morte? E tu mi dici: ma certo, perché mi posso curare, vado in America a curarmi, sì, vabbè, ma poi alla fine muoio lo stesso. Lo sai, cioè non è che sei cretino che pensi che no, che i soldi ti rendono immortale, però comunque i soldi ti danno sicurezza. No, i soldi ti dicono: vabbè, però qualsiasi cosa succeda, perché nella vita non sai mai quello che succede, qualsiasi cosa succeda, almeno c'hai i soldi. I soldi fanno la differenza, no? Perché c'è un conto se non c'hai, sai, col sedere per terra senza soldi, un conto se i soldi ce l'hai. Un conto se c'ho una casa, un conto se non ce l'ho la casa. No? Cambia. Allora, tutte queste cose, oppure un conto se sono bello, un conto se sono brutto, un conto se sono... cioè, tutte queste cose che sono vere, è ovvio che è vero, che è diverso avere una casa o non averla, certo che, no? Così, che cos'è l'idolo? È quando tu da quella cosa ti aspetti la soluzione della tua vita. Ecco, per capire se è un idolo, potete girare la frase in questo senso: se io penso, vabbè, però almeno c'ho quello, ecco, quello è un idolo. Se tu pensi, qualsiasi cosa succeda, vabbè, però almeno c'ho questa cosa, se non è nostro Signore, allora è un idolo. Cioè è una cosa in cui tu metti la sicurezza, per cui, di dire vabbè, però almeno sono sicuro perché c'è questo, ma non c'è una vera sicurezza nelle cose di questo mondo se non in Dio. Perché tutte le cose del mondo partecipano della sorte delle cose del mondo, cioè finiscono. Allora, quindi, quando lo Spirito Santo viene dentro di noi, combatte la menzogna delle convinzioni false e combatte gli idoli, cioè ci dice la verità. Per questo viene attraverso la parola di Dio, perché ci annuncia la verità, che Dio è nostro Padre e che nella vita c'è una sola verità, che è amare, e tutto il resto è inutile, no? Tutto il resto è tutto ciò che non è per amore, con amore, non regge all'erosione del tempo, non resta. Ricordate l'inno alla carità di San Paolo: tutto finisce, tutto passa, sono solo tre le cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Tutto il resto sparisce, cioè non resta nulla di ciò che fai se non l'amore con cui l'hai fatto. Tutto il resto passa, anche se tu sei stato il più, non so, un uomo fantastico, geniale, che ha inventato cose meravigliose, ma se non c'è l'amore non resta niente. Bene, e poi lo Spirito Santo fa ciò che abbiamo visto nel Vangelo, cioè lo Spirito ci guarisce dal male, ci libera dal demonio. A volte guarisce anche dal male fisico, cioè i miracoli, che sono i segni del regno, i miracoli succedono. Nella storia della Chiesa i miracoli succedono sempre. Non sempre nel senso ogni volta, ma sempre nel senso che sono 2000 anni che i segni che Cristo ha fatto, guarire i malati, scacciare i demoni, sono 2000 anni che succedono. Non è che i miracoli c'erano solo al tempo di Gesù, anzi, se dovessimo dire, ce ne sono molti di più oggi di miracoli,
Lui diceva, ma Gesù ha guarito, quanti malati avrà guarito Gesù nel Vangelo? Qualche centinaio. Quanti malati sono stati guariti, in modo miracoloso dico, nel corso della storia della Chiesa, dai santi, molti di più. Molti di più. Certo, non è che il miracolo non è l'ordinario, ci serve come segno, cioè perché noi lo vediamo e diciamo, ecco sì, perché il regno c'è veramente. No? Ci servono per questo i miracoli, per questo ci sono i miracoli. Ci sono i miracoli. Uno che non crede nei miracoli vuol dire che non credi nel regno, non credi che c'è veramente lo Spirito Santo. Allora, l'opera dello Spirito Santo è sempre la stessa. E noi che cosa possiamo fare? Pregando lo Spirito Santo, noi chiediamo a Dio, fai questa cosa, vieni a regnare dentro di me. Cioè, implicitamente, stiamo dicendo, io non voglio altro re, altro signore, altro potere dentro di me, se non te. Quindi dicendo, venga il tuo regno, stiamo anche rinnegando altri regni. Per questo vi dicevo, c'entra col nostro battesimo, perché se vi ricordate come è fatto il battesimo, prima di essere battezzati, oggi abbiamo messo qui l'acqua come segno del battesimo, prima di essere battezzati si fa una rinuncia al male e una adesione al bene. È fondamentale. Tu dici, io rinuncio a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni, cioè a tutte le falsità e a tutte le sue opere, cioè al male, e invece io aderisco a Dio e credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Cioè, dicendo venga il tuo regno, vieni Spirito Santo dentro di me, tu stai dicendo io non voglio più essere soggetto a nessun altro potere se non a te. Per questo è una... quando preghiamo venga il tuo regno, stiamo anche dicendo, cioè diciamo un sì al Signore, allo Spirito, e stiamo dicendo un no agli altri poteri. Questo tema poi tornerà nel Padre Nostro, perché lo rincontreremo alla fine quando parliamo di non ci indurre in tentazione ma liberarci dal male. Torneremo da un'altra ottica su questo stesso tema, cioè il tema del male. Ma già guardatelo oggi. Invochiamo lo Spirito Santo, il regno viene dentro di noi, il regno è Dio che vince sul male per prendere possesso del nostro cuore. E perché Dio vuole prendere possesso di noi? Che ci vuole fare? Questo lo scopriremo nella prossima puntata, perché vi dicevo che la terza domanda, sia fatta la tua volontà, in realtà è il completamento di quello che stiamo dicendo. Quindi poi lo vedremo. Ma oggi preghiamo su un brano del Vangelo che parla di una guarigione, un segno del regno. Ne potevamo scegliere tanti, ma abbiamo scelto uno molto bello, perché non è così eclatante, non è che risuscita un morto, però è un segno bellissimo, perché c'è una donna che è curva, è gobba, no? È piegata in due, cioè sta proprio così, e sta in questa situazione, dice il testo, da 18 anni. Una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni, era curva e non riusciva in nessun modo a stare diritta. Pensate che immagine, no? Questa donna che può guardare solo per terra, il che vuol dire che non può guardare il cielo e non può guardare nemmeno gli altri. Degli altri vede solo i piedi, perché siccome sta curva, lei guarda solo all'altezza, no? Raso terra. Ecco, questa è un'immagine della schiavitù proprio, di chi sta curvo sotto il peso della schiavitù e può guardare solo per terra. Quindi questo dominio del male proprio fisicamente la prostra, la tiene. E allora Cristo la libera, scatenando l'ira di tutti quanti, perché quel giorno era sabato, quindi non si poteva fare nessun lavoro. E allora lui gli dice a tutti quelli che stanno lì nella sinagoga, dice, ma scusate, ma se voi avete un animale, anche se è sabato, voi
lo slegate per farlo bere, no? Per farlo andare a bere. Ecco, e questa donna, questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? E tutti si vergognano, perché che cosa gli sta dicendo? Vedete qual è il problema? Che a voi vi interessa molto di più del vostro bue che di questa poveretta, no? Quando il caso è questa poveretta, no, è sabato, non si può fare niente. Invece quando è il vostro bue lo fate bene. Perché? Perché al vostro bue ci tenete, perché è vostro. Invece di questa non ve ne frega niente, no? E quindi non vi importa niente di come sta, perché non è vostra sorella, no? E perché non vedete che è prigioniera del male. E allora tutti sono contenti e poi lui, non si sa perché, ma forse adesso lo cominceremo a capire, dice: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo gettò nel suo giardino e poi divenne enorme. Ed è simile a una donna che impasta 3 misure di farina con del lievito. E il lievito è il regno di Dio. Perché dopo aver guarito questa si mette a parlare del regno di Dio? Perché quella guarigione è proprio il regno di Dio. E che cosa sta dicendo? Il regno di Dio è come un granellino di senapa, cioè minuscolo, ma poi cresce, diventa grande. Che vuol dire? Che lo Spirito Santo dentro di te all'inizio non si vede. Lo Spirito Santo dentro di te è come un granellino di senapa. Entra, si infila nella terra e tu non te ne accorgi. Piano piano, molto piano, cresce, diventerà un albero, ma non parte albero. Cioè all'inizio è piccolo. Per cui se stai cercando una cosa grande, non lo vedi. Devi guardare proprio le cose piccole, 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 piccole. Un altro passo del Vangelo, gli dicono, Gesù gli dice: guardate, il regno di Dio non funziona che ti dicono: il regno è qui, il regno è là. Così non lo troverai mai il regno di Dio, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Cioè è presente, è già in mezzo a voi, questo è vero per noi, per il nostro battesimo, ma comincia piccolo. Per questo, se ci pensate, se uno viene battezzato e poi nella sua vita non ascolta mai la parola di Dio, non riceve i sacramenti, non fa vita di chiesa, non prega, cioè tutte le cose attraverso cui si riceve lo Spirito Santo, dentro di lui il regno di Dio resta come un granellino di senapa, no? Resta un semino, c'è ed è importantissimo che ci sia, ma non ha preso lo spazio, non ha preso la sua vita, non ha preso il cuore. E quando il regno cresce, che cosa fa? Ma il regno è come il lievito, cioè è come un principio attivo che fa crescere anche ciò che non è lievito, ciò che non è regno. Cioè quando il regno entra dentro di te, in te cresce la vita divina, ma cresce anche la tua vita umana, lieviti tutto, cresci tutto, cresce ogni cosa in te. E se tu porti dentro di te il lievito, intorno a te cresce anche ciò che non ha il lievito, ciò che è farina intorno a te. Cioè tu, che porti dentro di te il regno, fungi da lievito per far crescere anche ciò che non ha, anche ciò che lievito non è. Cioè il regno di Dio dentro di te non solo cresce in te e prende spazio come dal granellino di senapa all'alberello, ma anche fa crescere ciò che c'è intorno a te. Infatti la missione dei cristiani nel mondo non è essere tutti cristiani, conquistare il mondo al Vangelo, non è questa la missione, ma essere il lievito del mondo, oppure come dice Gesù da un'altra parte, il sale della terra, la luce del mondo, no? Cioè quelle cose che brillano e servono a tutti, ma solo quella è luce, non è tutto luce e non è tutto sale, ma se non c'è il sale non c'è sapore, no? Allora è la stessa immagine, il regno dentro di te non è solo per te. Lo Spirito Santo dentro di te è proprio ciò che illumina gli altri, ciò che fa crescere anche gli altri.